Con vai, ci presentiamo sempre. Buonasera mister. Ho Giacomo 3 minuti di autonomia, ve lo dico prima. Giacomo Rossetti, ANSA. Lei ieri, presentando la gara con lo Sturm, aveva evidenziato come solo lo Sturm era stato migliore della Lazio in questo primo avvio di stagione a livello atletico. Lei pensa che la Serie A sia ancora un campionato probante, si è messo a confronto con sfide come questa, con avversari dal blasone magari non eccezionale ma fisicamente molto agguerriti? Grazie. Io penso che 11 contro 11 noi abbiamo dimostrato di essere non competitivi, di essere nettamente superiori. Non abbiamo corso un rischio, abbiamo creato 5-6 palle gol. Poi chiaramente ogni 3 giorni ritrovarsi in inferiorità numerica a 50 minuti alla fine è dura. Però non è che ci sono stati grandi momenti di sofferenza, forse i primi 10-15 minuti del secondo tempo, dopo il 2-1, mi dispiace, abbiamo preso il 2-2 in un momento in cui la partita era totalmente sotto controllo. Però a me la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta perché sono rimasto attaccato alla partita, con determinazione. È una... Il tipo di partite fa contenti gli allenatori perché vedi grande attaccamento alla maglia, al gruppo, coesione di intenti, di modo di pensare, quindi cioè, io vedo molto più positivo che negativo in questa partita. Poi chiaramente tutto è stato condizionato da un arbitro e non può arbitrare a questi livelli, ma questo non è né una scusa né una critica. È una constatazione, si è visto tutti, penso tutto lo stadio l'ha visto e questo un po' arbitrare a questi livelli. In una partita normale riuscì a farla innervosire in maniera anomala, quindi non ci può stare, dai. Per l'altro anche il primo gol di Lori è viziato da un fallo su Gila e non è stato richiamato neanche dal VAR, però... Buonasera mister, mi riaggancio proprio a quest'ultima sua protesta sul gol dello Sturm, ma perché nessuno ha protestato? Perché era veramente evidente il fallo su Gila, tra l'altro erano 2 contro 2, mettendo a terra Gila la Lazio è andata anche in inferiorità numerica, quindi volevo chiederle se ne ha parlato magari con la squadra. Qui grazie. A protestare non sapevi come andava a finire. Visto che, come ha ammonito Sergio, non mi immagino che poteva venire fuori con una protesta di gruppo, quindi hanno fatto anche bene. Salve mister, Daniele Rocca, Il Tempo. Io le volevo chiedere del turnover di cui non vuole sentire parlare, perché rispetto a Firenze ne ha cambiati 6, le volevo chiedere delle sue scelte, da che cosa sono state dettate, se ci poteva spiegare Romagnoli fuori, come stanno insomma anche i calciatori che non sono partiti dall'inizio. Parlo con i ragazzi, parlo con i preparatori atletici, parlo con i medici, mi faccio dare certi numeri, certi parametri e poi andiamo a decidere. Ci sono state dei numeri nel rilevamento di certi dati che erano sopra la media in alcuni giocatori, per cui si è deciso di farli riposare perché potevano essere giocatori a rischio. Però è anche normale, cioè, un ragazzo come Romagnoli ha fatto 3 partite in una settimana dopo un paio d'anni, quindi è normale poi certi valori non siano nelle medie. Però noi abbiamo fatto già una formazione competitiva, quindi non, sulle scelte non c'è niente da recriminare. I ragazzi erano in campo, hanno fatto quello che dovevano fare, quelli che sono entrati hanno fatto quello che dovevano fare, quindi va bene così. Fra 52-53 ore abbiamo una partita con un'altra squadra che ha caratteristiche fisiche devastanti e quindi se qualcuno ha riposato va anche bene. Allora, facciamo le ultime 2 domande, poi liberiamo il mister e io resto con l'interprete. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Stefano Benedetti. Allora, un girone molto equilibrato, molto molto equilibrato, hanno tutti gli stessi punti. È ovvio che tu vorresti arrivare primo, nella peggiore delle ipotesi secondo. Ma meglio terzo o quarto? E in che senso?
Beh, se non dovesse, se non dovesse arrivare né primo né secondo. Ma io, questo è un qualcosa a cui non ho pensato io. Perché in questo momento siamo tutti a pari punti, io devo pensare se arriva a terzo o quarto. Io voglio pensare ad arrivare a primo ancora. Cioè, quindi non daremo tutto in tutte le partite e poi accetteremo la classifica e verrà fuori. Io non farei tanti conti. Come sta Immobile? Ma Immobile stasera aveva un problemino a una caviglia, però non aveva, non derivante da episodi particolari, mi sembra. Poi era abbastanza stanco nel finale ed è uscito. Che fa? Fa le domande e va via. Ognuno ha il suo stile. E avanti. Sì, buonasera mister, Francesco Iucca, tvplaycalciomercato.it. In questa tre giorni di europea abbiamo visto qualche episodio, più di qualche episodio contrario all'italiana, abbiamo visto a Londra, abbiamo visto anche rigore di Cuadrado col Maccabi. Lei pensa che in Italia, in Europa, le italiane pesino un po' meno a livello arbitrale, insomma, che siano un po' più piccole? Ma non lo so, sicuramente la designazione di un tedesco per una squadra austriaca non è proprio il massimo che uno si aspetta, però non lo so se a livello di politica sportiva in questo momento l'Italia è un tipo o molto. Non mi interessa, io non penso a queste cose, penso solo che l'arbitro di stasera non è all'altezza di questi livelli e non capisco come possa esserci arrivato. Vi ringrazio. Ciao. Rimango con l'interprete.